Stiamo vivendo. Allora, al di là della indiscutibilità delle opere di suo zio, mi rendo anche conto che non solo Grosseto, ma l'Italia intera sta vivendo sicuramente un periodo non molto felice. Sappiamo tutti che le casse delle amministrazioni comunali comunque non sono estremamente ricche. Ora, al di là degli investimenti che sono già stati fatti da un'amministrazione, è chiaro che quegli investimenti potevano, come giustamente diceva Pisani, potevano essere dirottati anche su altre cose che in questo momento forse sembrano, potrebbero sembrare più importanti. Ma la cosa che più mi fa veramente indignare da cittadina è il fatto che io dovrei fare degli investimenti senza avere un qualcosa in cambio, cioè una garanzia, non c'è un dot des, io amministrazione devo mettere a posto tutto, garantire tutto quanto, ma non ho uno straccio di documento legale che mi dica io sono proprietario di questa cosa. Io dico veramente che è veramente irrispettoso non solo verso l'amministrazione comunale ma anche verso gli stessi cittadini di Grosseto che dovrebbero accettare una cosa tacitamente. Scusatemi, ma mi sentivo in dovere di dirlo e le ripeto, io non sono grossetana, vivo in questa realtà da moltissimi anni, però devo dire che mi sembra inaccettabile una pretesa del genere. Cioè, lei, suo zio, intanto faccia gli atti dovuti, che vengono legali, parliamo di legali. Il comune faccia quello che deve fare. Ascolti, io generalmente sono abituata che faccio una cosa se c'è un atto. Ha capito? Cioè io non posso investire, perché se suo zio domani mattina, suo fratello, cugino, domattina cambia idea, l'amministrazione comunale che cosa fa? No, i cittadini perché devono sperperare del denaro pubblico? Qui si tratta di soldi pubblici, al di là se sono arrivati dalla regione, cioè questo non interessa né a lei e né a me, francamente, perché quei soldi il sindaco li poteva utilizzare per mettere a posto le strade, per l'emergenza abitativa, per tantissime cose. Eppure, voglio dire, ha avuto estrema fiducia nel signor Luzzetti, sperando che gli lasciasse un qualcosa che ad oggi non c'è. E ci spera ancora. Ad oggi non c'è. Qui abbiamo un avvocato e in questa sala molti masticano legge. Ma quale sicurezza c'è che questi quadri lì dentro non vengano rubati dal primo che va lì? Scusi, ma quale sicurezza c'è che suo zio domattina non cambia idea? Rispondo alla mia. Ma io le dico, quale sicurezza calma, lei, no, se sente male lei. Lei mi dà che suo zio fanno delle idee stranissime questi due. No, guardi, facciamo il populismo, ragazzi. No, no.